Grazie. Ringrazio il Movimento 5 Stelle per avermi invitato a partecipare a questo convegno, anche se questo fatto mi ha procurato un trauma, perché sono stato costretto a documentarmi su quello che è accaduto dopo che io ho concluso le mie indagini nel 1996, nel senso che io ho letto gli atti della Procura della Repubblica di Firenze, gli atti della relazione preparata dalla Corte dei Conti nel 2008 e gli atti dell'autorità di vigilanza, anche essi del 2008, e quindi mi sono fatto un'idea di quello che è avvenuto dopo la mia relazione alla Commissione Antimafia. Ma io credo che sia opportuno dare un quadro di quella che è stata la situazione che io ho incontrato al momento in cui feci questa indagine. Io mi sono occupato per la prima volta dell'alta velocità nel 1994, perché mi sono accorto che con il lavoro dell'alta velocità erano iniziati anche gli attentati della criminalità organizzata contro le imprese della Camorra. Non solo, ma io ero anche reduce da un'esperienza drammatica, perché avevo conosciuto, quale cittadino della Campania, quali erano stati gli effetti devastanti dei finanziamenti pubblici dopo i terremoti in Campania. E quindi associavo sempre l'opera pubblica a questi due effetti perversi: da una parte la corruzione politica, dall'altra una dilatazione della spesa pubblica, e infine vi era anche il potenziamento delle imprese della Camorra. Ed allora, come parlamentare del Partito Comunista Italiano, eletto come indipendente di sinistra, non come iscritto al partito, io decisi di iniziare una indagine sull'alta velocità. In realtà il presidente della Commissione Antimafia, che era Tiziana Parenti, non mi aveva dato l'incarico di fare un'inchiesta sull'alta velocità, mi aveva dato l'incarico di indagare sulla criminalità in Campania. Ma siccome io ritenevo del tutto inutile fare un'indagine di questo genere, perché si sarebbe risolta nella solita analisi dei morti, dei feriti, delle rapine e cose di questo genere, scelsi di fare una indagine esclusivamente sull'alta velocità e convocai alcuni vertici della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ai quali posi delle domande molto precise, scritte, per conoscere quali erano le imprese che erano in qualche modo coinvolte nell'alta velocità, quali erano eventuali imprese subappaltatrici, qual era l'ammontare della somma destinata ai lavori dell'alta velocità, quali erano i collegamenti tra i politici e le imprese. E dopo un'indagine durata alcuni mesi, 8-9 mesi, condotte proprio dal dottor Alessandro Panza, che è attualmente il capo della polizia, e anche da altri, tra cui Rino Monaco, eccetera, io ebbi un quadro abbastanza allarmante della situazione, che vedeva coinvolte nell'alta velocità non solo tutti i partiti di governo e dell'opposizione, ma anche imprese della Camorra e della mafia. E in quel periodo io ero molto in contatto con Giovanni Falcone, perché Falcone era anche consulente della Commissione Antimafia di cui io facevo parte, e quindi Falcone mi disse che anche lui, per il suo conto, in Sicilia stava indagando sugli appalti delle grandi opere pubbliche e anche sull'alta velocità. Perché? Perché avevamo scoperto insieme che nell'alta velocità era coinvolta una impresa che si chiama la Calcestruzzi, la quale era un'impresa del gruppo IVI, che però era controllata da Cosa Nostra, cioè da Totò Riina. E questo fatto mi sconvolse, perché sapere che c'era un'impresa del gruppo IVI, che per me era lo Stato il gruppo IVI,
che fosse controllata da Cosa Nostra significava avere raggiunto il massimo del degrado, diciamo, dal punto di vista della legalità. E allora, quindi, sto dicendo queste cose per poi collegarmi con quello che è accaduto adesso. Tra l'altro mi sono imbattuto in due personaggi chiave di questa storia. Uno era Lorenzo Necci e l'altro era Ercole Incalza. Ercole Incalza lo ritroveremo in questa vicenda, nella vicenda di Roma. Allora, Ercole Incalza, io decisi di convocare tutti quelli che avevano avuto la possibilità, la fortuna di essere scelti come general contractors, e poi, non sapendo chi fossero i titolari delle imprese subappaltatrici, convocai, dopo aver fatto questa indagine, quindi vado per sommi capi perché sarebbe difficile spiegare, chiamai i responsabili della TAP, Società per Azione Alta Velocità, e delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci, per spiegare come mai erano state scelte esclusivamente imprese della mafia, della Camorra e della 'Ndrangheta. E a questo punto si creò una situazione imbarazzante, perché dopo qualche... tutto questo è registrato agli atti della Commissione Antimafia, dopo che ci fu un tentativo di non rispondere, di reticenza da parte di massimi responsabili della TAB e delle Ferrovie dello Stato, questi dissero che loro avevano scelto così a caso le imprese, sta di fatto che tutte le imprese erano in qualche modo legate alla Camorra e a Cosa Nostra. Queste imprese della Camorra, tra l'altro, non erano imprese che avevano dei cantieri per cui davano lavoro a qualcuno, erano imprese che a loro volta subappaltavano i lavori ai piccoli imprenditori, che venivano detti padroncini, per cui alla fine di questa serie di appalti a cascata si arrivava a un padroncino che prendeva il 10% della somma iniziale che lo Stato aveva destinato. Ora, il problema era serio, perché io mi resi conto che questa opera, più che realizzare una grande opera pubblica, serviva alla corruzione dei politici, alla corruzione, al pagamento delle tangenti alla criminalità organizzata, ma soprattutto contemporaneamente questo provocava una devastazione del territorio, perché venivano distrutte le montagne della provincia di Caserta, i monti di Fatini, che sono patrimonio dell'UNESCO, perché bisognava ricavare il calcestruzzo da destinare a queste opere pubbliche, e tutto questo avveniva sotto il controllo di alcune società della Camorra che escludevano tutte le altre società. Non solo, ma venivano create delle discariche, nelle quali discariche poi venivano riversati i rifiuti tossici e nocivi di cui ha parlato Carmine Schiavone recentemente, per il quale poi c'è stata la infelice idea di disporre la segretazione degli atti, cosa da pazzi, perché insomma, questo già in quegli anni aveva parlato di fatti che erano pericolosi per la pubblica incolumità, e la commissione, mi pare dei rifiuti, la commissione eccetera, decide di segretare gli atti. Ecco, in questa vicenda io ebbi chiara la percezione del coinvolgimento, purtroppo, sia della Democrazia Cristiana, che poi era diventato Partito Democratico di Sinistra, sia in parte del Partito Comunista, che poi era diventato Partito Democratico di Sinistra, cioè la Democrazia Cristiana poi è diventato Partito Popolare, mi sono sbagliato, e poi anche dei partiti di destra. Cioè era coinvolto nell'affare dell'alta velocità tutto l'arco costituzionale, tant'è vero che un senatore del Movimento Sociale Italiano chiese le mie dimissioni, chiese alla Presidente della Commissione Antimafia di rimuovermi dall'incarico, mentre i parlamentari del Partito Democratico di Sinistra, che si erano sempre dichiarati antimafia,
dissero che io non avevo raggiunto le prove di quello che avevo accertato e che pertanto la commissione, insomma, non aveva la possibilità di decidere. Ora, questo l'ho detto non per fare una esaltazione del lavoro che ho svolto, perché non sarebbe il caso, ma semplicemente per dire che la situazione che io ho trovato dopo questa indagine è sicuramente peggiorata. Perché? Perché anzitutto anche ora io ho visto attraverso gli atti della indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Firenze che vi è stato un coinvolgimento nell'alta velocità di imprese che non avevano i requisiti, non solo, ma non avevano nemmeno una lira, perché ho dimenticato di dire che tutti i lavori dell'alta velocità sono stati fatti a carico dello Stato, a spese dello Stato, e che le cosiddette imprese private, società per azioni come la TAV, Condotte, eccetera, eccetera, non hanno investito una sola lira e quindi non hanno rischiato niente. Ma la cosa grave è stata questa, che i general contractors, che erano l'IRI, l'ENI e la Fiat, hanno preso subito il 40% della somma destinata dallo Stato all'alta velocità, e però contemporaneamente controllavano i mezzi di informazione. Tutti i mezzi di informazione erano controllati dai general contractors, che erano, a partire dal Corriere della Sera, che è controllato da Romiti, per continuare con il Messaggero, il Mattino e tutti gli altri giornali. Per la verità credo che De Benedetti in questa non c'entra in questa vicenda, devo dirle proprio ad onore del vero. Ora, che cosa è successo? Che anzitutto, come hanno detto diversi collaboratori di giustizia, Falcone e Borsellino sono stati uccisi proprio per le loro indagini sugli appalti delle grandi opere pubbliche. Ci sono diverse testimonianze che vanno tutti in questa direzione. Questo per dire che cosa? Per dire che gli interessi che suscitano i lavori dell'alta velocità sono così forti che secondo me chi è portatore di questi interessi è disposto a fare qualunque cosa pur di superare gli ostacoli che vengono frapposti, da chiunque vengono frapposti. Ora veniamo all'oggi. All'oggi la situazione non è molto chiara, perché tutte le cose che ho accertato io, grazie al fatto che ero in commissione antimafia e che potetti porre queste domande alla Polizia di Stato senza consultarmi e senza avere nessuna adesione da parte degli altri colleghi della commissione antimafia. Nella commissione antimafia c'era Violante, c'era Ayala, c'era Bertone, c'era Barcone, che poi è diventato presidente delle autostrade, c'era Arlacchi, c'erano molti professionisti, molti impegnati nella lotta alla mafia. Però quando si è trattato di discutere, bocciare o approvare la mia relazione, preparata con la collaborazione di magistrati e di uomini delle forze dell'ordine, improvvisamente il Presidente della Repubblica decise di sciogliere le Camere. Siamo nel 1996. Per la verità la cosa mi ha sorpreso un po', perché, ma non perché sopravvalutassi il lavoro che avevo fatto, ma perché in questa vicenda purtroppo era coinvolto Romano Prodi come presidente dell'IRI, prima non era presidente, poi lo è diventato, e poi come membro di una commissione scelta da Lorenzo Vecci per il controllo dei lavori dell'alta velocità. Egli era insieme alla signora Agnelli, per cui avevamo controllori controllati, perché l'IRI era contemporaneamente da una parte esecutore dei lavori per generale contractors, e dall'altra però era controllata da uno che poi sarebbe diventato presidente dell'IRI. Quindi io ho scoperto questi conflitti di interessi, ma questi conflitti di interessi sono stati poi la caratteristica essenziale dei lavori dell'alta velocità. Per quanto riguarda la situazione
attuale. Allora io ho fatto un'analisi di quelle che sono le tratte di alta velocità che sono state oggetto di indagine da parte non della magistratura, ma da parte di chi come voi cerca di conoscere come vanno le cose nella realizzazione di questi lavori. Allora, noi abbiamo il tunnel ferroviario del Brennero, la Milano-Genova, la linea della alta velocità Milano-Verona, le linee alta velocità Napoli-Bari, Palermo-Catania, la Salerno-Reggio Calabria e, prima di tutte le altre, l'alta velocità in Val di Susa. Ora, il costo totale per questi interventi supera i 27 miliardi di euro, secondo la fonte che viene dal rito Boeri ordinario dell'Università di Bocconi di Milano. Ora, una somma enorme pagata dallo Stato con il rischio di una esplosione del debito pubblico. Una somma che graverà del tutto sulle spalle dei cittadini, cioè si ripete ciò che è accaduto per l'alta velocità nella tratta Roma-Napoli, che si finge di coinvolgere imprese private nella realizzazione dell'opera pubblica, mentre non una sola lira viene pagata dalle imprese private. Primo. Secondo luogo, c'è anche in questo caso, credo, la illecita prassi di pagare degli anticipi ai general contractor. Questo non risulta, ma credo che si possa accertare, ecco perché bisognerebbe fare una commissione d'inchiesta. Perché qui abbiamo una società misteriosa che si chiama Nodavia, la quale non si sa chi rappresenta, non si sa chi sia dietro questa società. Sappiamo chi è la società Italfer, di cui il presidente la Lorenzetti, che era ex Partito Democratico, con nulla contro il Partito Democratico, però purtroppo dobbiamo stare alle cose che sono state accertate dalla magistratura di Firenze, a cui va la mia ammirazione e la mia gratitudine per questa indagine straordinaria che è stata fatta per accertare la verità. È una verità che secondo me è grave, sconvolgente, che è stata seguita con grande cura dall'associazione Idra, di cui io sono amico, e questa associazione Idra aveva avuto la possibilità di accedere agli atti della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal dottor Quattrocchi, e nella quale procura due magistrati hanno svolto delle indagini che sono basate sulle intercettazioni telefoniche, ma anche su molte consulenze che sono state svolte da parte di periti di altissimo livello, e periti clinici, periti ingegneri, periti ambientalisti, insomma periti che devono risolvere, dovevano e hanno risolto, credo, in un senso contrario a quello che è stato ritenuto invece dalle società partecipate, che sono il vero dramma del nostro paese. Società partecipate sarebbero quelle società pubblico-private, le quali servono ai privati per ottenere soldi pubblici senza correre rischi ed evitando anche il pericolo di essere sottoposti a processi per fatti, per reati contro la pubblica amministrazione. La Cassazione è stata oscillante sempre su questo punto. Per me, quando si tratta di soldi pubblici e i fatti di appropriazione commessi da questi signori della società partecipata, parlo della TAV, parlo delle Ferrovie dello Stato, eccetera, sono fatti di peculato, di corruzione, e non sono fatti di appropriazione indebita. C'è una differenza abissale tra queste due ipotesi. Per cui, in tutta la fase di Tangentopoli, la Cassazione ha condiviso questa tesi, cioè della responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, negli ultimi tempi, sotto le pressioni di potentati economici molto in grado di influire,
La Cassazione purtroppo negli ultimi tempi ha addirittura escluso la possibilità per la Corte dei Conti di iniziare dei procedimenti per responsabilità. Questo lo so per scienza diretta, perché ho mia moglie che è presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Ancona e mia figlia che è alla Procura Generale della Corte dei Conti di Venezia, e non possono procedere per responsabilità, penso che bisognerebbe cambiare la legge, per responsabilità contro gli esponenti delle società partecipate, perché è stata fatta una legge apposta per impedire di fare queste indagini. Sono stati 20 minuti. Posso concludere. Allora, conclusione. Avrei voluto dire questo in breve, che c'è una relazione sconvolgente fatta dal magistrato Amendola, che forse voi conoscete, il quale magistrato ha rilevato, per quanto riguarda i rifiuti, il materiale da scavo che proviene dai lavori della fresa delle gallerie, che ci sono state 7-8 provvedimenti legislativi che hanno violato le direttive europee, per cui noi abbiamo delle leggi italiane che sono illegittime perché prevalgono le direttive europee. L'Italia è stata condannata 2-3 volte su questo. Ora, questa è una cosa di una gravità enorme, che secondo me si sta a significare che abbiamo avuto qui in Italia una serie di governi, questo fino al 2012, cioè non è che è un fatto che l'Italia è molto tempo fa, abbiamo avuto delle leggi incostituzionali che violano l'articolo 9 della Costituzione e che violano anche l'articolo 41 della Costituzione, ma che soprattutto violano i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea, che ha condannato più volte l'Italia per violazione delle norme sulla utilizzazione dei rifiuti tossici e nocivi. Ecco, questo secondo me fa sì che una commissione d'inchiesta sia assolutamente necessaria. Io mi sono permesso di preparare, sulla base di queste motivazioni, un disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta che non verrà mai approvata, ma che comunque servirà a 5 Stelle per far capire alla gente che qui ci sono... Qui ci sono dei dati che sono sconvolgenti sulla entità delle somme che sono stanziate e che saranno spese, il debito pubblico che aumenterà a dismisura, delle tratte che vengono realizzate con spese che sono 12 volte superiori a quelle che sono spese dai francesi, e questo lo dirà chi mi segue. Quindi gli sperperi segnalati dalla Corte dei Conti, dall'autorità di vigilanza e dalla Procura della Repubblica di Firenze sono esemplari di una situazione drammatica che non è stata portata a conoscenza dei cittadini, che però significherà la distruzione irreversibile dell'ambiente della Val di Susa. Io sono schierato dalla parte dei valsusini, che conosco per essere andato più volte là, sono disposto pure a ritornare, e anche se secondo me non sono terroristi i valsusini, li conosco, non perché sono presente, sono i valsusini, li conosco bene, perché significherebbe essere degli idioti. Siccome non sono idioti, ma sono persone intelligenti e capaci, non si mettono a fare i terroristi. Altra cosa è la disobbedienza civile, sulla quale io sono d'accordo. Io ho fatto una conferenza sulla disobbedienza civile a Trani e ho detto che tutti i grandi cambiamenti positivi della storia si basano sulla disobbedienza civile. Il primo disobbediente è stato Mosè, che ha fatto la legge delle 12 tavole e ha previsto il giorno di riposo settimanale che nessuno aveva previsto, ma poi ci sono stati Gandhi, eccetera. Voglio dire, la disobbedienza civile non è terrorismo. Quindi io ritengo che, fatta nei termini previsti dalla legge e senza violazione dei principi del codice penale e della Costituzione, io credo che la disobbedienza civile sia una strada da seguire, perché questo è l'unico modo per salvare la Val di Susa, per evitare che diventi come la Campania, una terra di nessuno, salvo poi accorgersi dopo 40 anni che ci sono i rifiuti di ogni tipo. Grazie. Grazie mille.